Buon pomeriggio a voi. Allora, possiamo veramente dire che il mondo si è ribaltato. Se noi pensiamo solamente a quelli della mia generazione, no? Degli anni 60, 70, fino agli anni 80, noi siamo cresciuti nel culto dell'America, no? Tutto quello che veniva dagli Stati Uniti per noi era affascinante, era da seguire, no? Usi, costumi, ricordo i primi jeans, no? Che portavo, la musica, le prospettive di crescita, di lavoro. Molti italiani nel dopoguerra avevano deciso di andare, negli Stati Uniti per trovare, lavoro. Cioè, l'America era un qualcosa che ci affascinava, al contrario di quello che proveniva invece dall'Unione Sovietica, no? Dove c'era un comunismo che, oltre a non consentire alle persone di vivere in una società, democratica, liberale, sicuramente anche come tenore di vita viveva su un livello molto molto più basso. Poi le cose piano piano sono radicalmente cambiate e se dovessimo fare un salto appunto di una cinquantina d'anni, ora vediamo che incredibilmente, non voglio dire che le cose si siano totalmente ribaltate, ma quasi. Ma questo esclusivamente per le persone che hanno voluto continuare, a capire, ad informarsi, a, seguire esattamente quello che, stava e sta succedendo ai, giorni nostri, no? Qualche tempo fa, quando noi parlavamo di grande reset, ci prendevano in giro, ci davano dei complottisti, dicevano che era nella nostra testa. Ora, l'ho già detto in questi giorni, ormai lo ammettono tutti che questo, grande reset è in atto. E se andiamo a vedere questo modo nuovo di vedere la società e di vedere anche la gestione del pianeta, arriva, dagli Stati Uniti, no? I grandi personaggi che, ci hanno orientato verso quel tipo di soluzione provengono da quel paese, le grandi famiglie, per citarne una, i Rothschild, ma anche Bill Gates, anche adesso, le grandi aziende che fanno concorrenza agli stati per quanto riguarda il PIL, influenzano totalmente usi e costumi delle persone. Per quanto riguarda i sistemi informatici e di controllo, arriva tutto dagli Stati Uniti, che in qualche modo, come ho avuto modo di dirvi, vogliono, comandare il mondo, vogliono dare le direttive, al mondo intero. E se noi guardiamo anche all'Unione Europea e lo guardiamo anche, in questi giorni, vediamo che chi comanda, chi, decide tutte le scelte, sono gli Stati Uniti. L'Europa non decide nulla, anche per quanto riguarda questa guerra, anche per quanto riguarda le sanzioni da adottare. Tutto parte, in questo momento da Biden e dagli Stati Uniti. E noi che, abbiamo voluto, e vogliamo capire tutti i giorni, ci siamo allontanati giustamente da quel mondo e negli ultimi anni anche un po' avvicinati invece a chi pensa, che i popoli devono rimanere, sovrani con la loro identità, con la loro cultura e non come vorrebbe il globalismo dove, non conta più, il sentirsi, patrioti, il sentirsi partecipi delle sorti di un paese. Oppure, per quanto riguarda, ad esempio il modello di vita della famiglia, noi pensiamo ancora a una famiglia fatta da padre, madre, che nostro Signore ha chiamato a procreare. Loro vedono, delle famiglie allargate, no? Non che, gli americani per carità non siano dei patrioti, certo che lo sono, ma vedono tutto il resto del mondo come se dovesse essere ai loro piedi e dovrebbe andare per quanto riguarda in particolare l'economia e, le questioni, militari, dovrebbe seguire, gli Stati Uniti, cosa che chiaramente, per noi non è condivisibile
Ed ecco che questi due mondi si fronteggiano in questo momento, no? C'è una vera e propria spaccatura. Per quanto mi riguarda, direi che nessuno dei due modelli alla maggior parte di noi piace, no? Né quello americano, ma neppure quello del mondo comunista, della Russia, della Cina. Diciamo che siamo una via di mezzo, no? Dove riteniamo che i popoli debbano rimanere sovrani, chiaramente facendo in modo di accogliere però lo straniero, di avere dei buoni rapporti con il proprio vicinato, dove al centro c'è la famiglia, c'è l'individuo, cosa che per gli altri è ben diverso. Ecco, quindi questo è un po' quello che è successo, secondo me, semplificando ovviamente, negli ultimi 50 anni. È cambiato molto il modello americano, che è passato dall'essere un paese aperto, democratico, molto affascinante per quello che poteva offrire, al cercare di essere sempre più, a far pesare una sua egemonia, in particolare per quanto riguarda, l'Europa. E tutte le scelte che vengono fatte anche in questo periodo, lo vediamo che poi vanno a discapito dei popoli che contano sempre meno come individuo, no? E a questo è andato dietro molto bene Mario Draghi, per quanto riguarda le privatizzazioni, per quanto riguarda le politiche che vediamo anche in questi giorni, dove Mario Draghi non guarda all'Italia, non gliene importa nulla, non guarda, agli italiani come singole persone, che rispetto a quello che sta succedendo si trovano in grande difficoltà. Ma c'è un interesse globale che risponde appunto ai suoi padroni, dove si sta cercando di limitare la Russia, di metterla in un angolo dal punto di vista militare, per potersi poi giocare la partita solamente con la Cina. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.